tutta scelta di un po' di personale. Prova. Fra, ma il dato dell'occupazione l'abbiamo tirato fuori poi? Adesso 10 volte posso dire la parola. Ci siete? Giannarelli, rifiuti zero è sempre stata una vostra parola d'ordine fin dalla campagna elettorale. Adesso presentate una proposta in consiglio. Siamo un movimento propositivo e l'8, all'interno delle 3 giornate contro l'incenerimento dei rifiuti, questa mobilitazione nazionale contro lo sblocca inceneritore, lo sblocca Italia di Renzi, noi presenteremo un atto di indirizzo, una mozione affinché la Regione aderisca alla strategia rifiuti zero. Rossi parla tanto di sviluppo, di occupazione, allora chiediamo a Rossi di mostrare la buona strada a Renzi. La buona strada è quella della strategia rifiuti zero, che crea 10 volte più posti di lavoro di un inceneritore. Dimostriamo, date la mano, che con una progressiva riduzione della produzione dei rifiuti, già con un piano a 5 anni, dimostriamo che non servono nuovi impianti di incenerimento. Con il nostro piano a 10 anni andremo a chiudere tutti gli impianti di incenerimento della Regione Toscana, avremo un leggero abbattimento dei costi di bolletta, un ambiente più pulito e 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore. Case Passerini, come la mettiamo? È un'opera inutile, è dimostrato scientificamente che quell'impianto sta in piedi con una distorsione della visione, della lettura e della direttiva europea. Ce lo chiede l'Europa. L'Europa dice puntate sull'economia circolare, puntate in primo luogo sulla riduzione dei rifiuti, puntate in secondo luogo sulla raccolta differenziata. Solo all'ultimo parla di inceneritori e discariche. Allora ci chiediamo perché Renzi fa un decreto dove parte dagli inceneritori. Allora noi diciamo attenzione, perché questo decreto è passibile di denuncia alla Corte di Giustizia Europea. Se l'Europa ci sanzionerà, noi diventeremo responsabili nei confronti della Corte dei Conti, perché siamo stanchi che i cittadini paghino l'irresponsabilità dei nostri amministratori. Grazie. Grazie. Siamo ancora in diretta. Sempre in diretta. La conferenza stampa è finita qua. No,